C'è il coro, sicuramente una tua collega, Rosanna Meletti, il coro delle Ville, un altro coro professionale, che sono professionisti, di Ortona, mi pare che hanno vinto anche dei concorsi, come voi tra l'altro, nazionali e internazionali, e poi finiamo, è stato Pasquale, il coro di Pinocchio. La favola di Pinocchio, quest'anno c'è anche una ricorrenza della favola di Collodi. Pinocchio è rappresentato da 40 bambini, loro hanno fatto già questa rappresentazione in vari teatri, proprio anche al Massimo, al Teatro Massimo. Di teatro danza verrà proiettata tutta la storia di Pinocchio, anche in modo un po' allegorico. E quindi vi invito tutti l'11, 9, 10 e 11 settembre qui a Musica Arte Park. Vi presento il coro di Torrevecchia, Incanto Teatino, con il maestro Anna Tilde d'Anastasio. Grazie e buon ascolto anche buona visione. Mentre i signori si sistemano, Gabriella si ricordava le numerose attività dei turisti. Abbiamo partecipato a festival turistici all'estero, Praga, in Ungheria, abbiamo vinto dei concorsi. Io sono molto orgogliosa del mio corpo, forse non te lo dico spesso per non devi essere. Già fanno di tutto di più, allora io no? Prendo la severità. In realtà sono molto bravi e vi ringrazio pubblicamente, che vale più di quando vi ringrazio le cose. Sì, mi diceva. Devo ringraziare anche lo Spaventapasseri per la comparsa. Sì. È molto interessante la tua proposta e ringrazio la Presidente, ogni coro, un Presidente, un direttivo. Ringrazio la Presidente Donatella D'Inizio. Oh,
Parla di chi fa le belle, parla di chi fa le belle.
una cosa la metà ne sono per voi e per me. Le tante belle per
questo è un brano di Saraceni in Getta, Meet and Stay, momento dedicato all'amore che in nascosto viene proposto ad una fontana, o meglio, lui è molto innamorato, lei un po' meno mi sembra, a mio livello, guardate anche voi. Thank you.
antica, alcune donne lo fanno ancora col famoso Carratour. Parliamo sempre di una canzone abruzzese, Macaroon alla chitarra, di Saraceni e Principessa. E aspettate che adesso deve impastare, cioè tanto avete tempo, ma non fa niente. Allora adesso impastiamo con calma, poi non vedo l'acqua bollire, però speriamo di mangiarla. Ci siamo. Bene. Macaroon alla chitarra. Yeah.
Thank you.
Altro brano tradizionale, lo abbiamo rivisitato noi, Cicirinella. Oh.
Gabriella. Funziona poco, vabbè. Sono io onorato della presenza tua, della presenza di questo coro divertente, professionale. Come si chiama? Chiedo scusa alle spalle. È uno dei pochissimi cori in cui ci sono sia ragazzi molto giovani, ragazzi meno giovani, ragazzi adulti. Io dico ragazzi adulti, questo è un merito tuo sicuramente che accredi. E poi la versatilità di questo programma. Ma poi penso, chiedo scusa, poi Giancarlo ti chiede una foto, voglio fare una foto con questo coro, lo devo mettere la faccia di carte, come simbolo della princesità, perché penso che la Lombardia, con tutto rispetto, il Piemonte, il Veneto, la Valle d'Aosta, non ha la bassa la chitarra, non ha l'ocarbatura, non c'è lo setaccio, non ha l'uccellaccio, non ha il pavone, non c'è il grazzasso, la maniera, il marrone, e quanta imbarabbiato, con le cozze, le rocce, le gallinette, e non ci manca niente, quindi un applauso alla Bruzza. L'entroterra di Teramo, il lago di Bomba, per dire, così come Torre Vecchia, ha una sua storia, una sua cronologia, una sua ricerca, una sua cultura. Spesso io vedo anche degli sposini, no? Anna, cioè, ragazzi che si sposano, veramente oggi non ti sposo più nessuno, ma quei pochi che si sposano, qualcuno si ha 40 anni, ormai sappiamo l'Italia, ma è tutto il mondo che abbiamo, veramente. Vanno a fare le vacanze con la Croazia, le Seychelles, le Maldive, poi divertire dove sta Parisciano, le fontane del Mondano Guarnelli, non so, neanche che cos'è. Allora, prima da visitare la nostra terra, giusto? C'è Santo Stefano di Sessano, per dire che poi è una casa, due case, è un borgo bellissimo, quindi visitiamo il nostro Abruzzo, il mondo e il mondo ci appartiene, siamo cittadini del mondo, ma penso che l'Abruzzo sia la capitale del mondo. Punto! Non per capire! E poi rappresentiamo l'Abruzzo veramente non solo a livello di canzone, anche a livello di carattere, perché l'Abruzzo è la Abruzzo femmina, chiedo scusa. È una donna posta, sincera, che può essere comica, colta, intelligente, la massaia che fa la pasta, quella che canta, quella che suona il sassofono, quella che organizza le manifestazioni, quella che fa i figli, quella che fa 2000 cose, la donna più forte al mondo, la donna abruzzese. Tu sei sempre uguale, tu imbalzami la sera, nella cella frigorifera, passa il tempo per tutti quanti, però fino a quando ci vediamo e ce lo raccontiamo, però già vi saluto, vuol dire che va bene, vuol dire che va bene. Quando le persone non si incontrano più, allora non va bene, allora è uguale. Vi invito il 9, chiedo scusi, il 9 con la danza, il 10 con il coro e l'11 con la favola di Pinocchio. E un arrivederci, ancora grazie al 9 intanto, Teatino, tutti quanti. Vogliono solo apparire, poi alla fine non si vogliono sistemare, quasi tutte, quasi tutte, quasi tanto, diciamo. Quindi le canzoni antiche sono comunque attuali, cioè il mondo può evolversi, ma l'uomo e la donna
vostre caratteristiche rimangono sempre le stesse e voi le avete rappresentate in un modo sublime e ci avete fatto incantare. Grazie. Thank you.